Siamo Sordevolo, fermo nei preparativi per l'opera che passione, ovvero Nabucco, che debutterà venerdì 30 giugno. Siamo con il regista Alberto Iona. Come procedono i preparativi? Beh, siamo febbricitanti, possiamo dire. Stiamo concludendo l'allestimento del mondo scenografico. Alle mie spalle immagino che vedrete i tecnici, lo scenografo Matteo Capobianco, che sta ultimando le ultime legature, possiamo così chiamarle, della struttura scenica. È stata immaginata come un grande scrigno d'oro, un po' tutto legato, come se fosse un cristone, il grande artista che ha impacchettato tante opere in Europa e non solo in Europa. Quindi la scenografia sta andando avanti, c'è il direttore d'orchestra che sta in questo momento lavorando con il coro, oggi abbiamo la prima prova con il coro, sia musicale che scenica, e tra poco saremo sul palcoscenico per mettere insieme comparse, cantanti e coro. Qual è la sensazione generale sulla preparazione, ovvero i sentimenti, le emozioni di questi momenti? Beh, devo dire, siamo veramente molto emozionati, perché è un'esperienza, devo dire, veramente unica questa, no? Di costruire un'opera in uno spazio come questo, ma soprattutto uno spazio che diventa teatro grazie alla partecipazione anche di comparse che sono gli abitanti di Sordevolo. Quindi c'è questa idea di coinvolgimento grandissimo di un coro di comparse di Sordevolo, che sono poi gli attori che abitualmente lavorano nella passione. Alberto, cosa c'è alle sue spalle? Allora, alle mie spalle ci sono le rocce, ovviamente sono delle scenografie, ma sarebbero le rocce che costituivano l'antico tempio di Salomone, che Nabucodonosor nella fine del Cinquecento distrugge, no? Perché la storia del Nabucco è questa, no? della cattività babilonese e la prima distruzione del tempio di Salomone a Gerusalemme. Francesco Rosa è direttore d'orchestra qui a Sordevolo per il Nabucco. Come procedono i preparativi? Procedono alacremente, con molta foga e molta passione. Siamo due belle compagnie di cantanti, volonterosi, disciplinati e molto bravi. Questo è un po' banale, ma sono veramente molto bravi. Giovani, una media di età molto bassa, e stiamo lavorando tutti i giorni per preparare questo grande debutto in questa terra meravigliosa, devo dire. Che sensazioni ha nel venire qui a Sordevolo per dirigere il Nabucco? Ma dunque, che sensazioni? Nabucco è banale dire che è un'opera meravigliosa, ma sono stato molto sorpreso da questo posto, dalla posizione, da queste montagne, da queste colline, insomma le montagne sono un po' più dietro, soprattutto da dove alloggio questa residenza meravigliosa in mezzo a un parco secolare, e assolutamente ho trovato la pace, la tranquillità, dove si può lavorare veramente tranquillamente. Magari in un teatro si è più così angosciati, le prove, le sale, le luci e le sedie. Qui abbiamo provato all'aperto, abbiamo provato in questa villa splendida, praticamente in giardino, e bello, bello, bellissimo, rigenerante direi.